Il lupo è tornato. La specie protetta dal 71 è stata avvistata in questi giorni in diversi luoghi d'Abruzzo, anche nei pressi dei centri abitati, sospinti dalle nevicate e meno intimoriti grazie alla ridotta attività umana causa Covid. Questi 7 lupi a caccia sono stati immortalati dalle fototrappole della forestale nella marsicana Valle di Luppa, vicino Carsoli. Questo esemplare invece è stato fotografato vicino Teramo. Da alcuni anni i lupi stanno riconquistando gran parte dell'Appennino centrale, lo stanno facendo in maniera assolutamente naturale, spesso inseguendo le loro prede principali che sono i cinghiali. Questo non è un fenomeno che deve preoccupare perché non sono registrati casi di aggressione da parte dei lupi all'uomo in tempi storici in Italia. Una buona notizia per un magnifico animale attualmente a rischio estinzione. Vi è sempre però un altro lato della medaglia. Gli allevatori sono in allarme, temono che i predatori possano attaccare il bestiame, pecore, vacche, cavalli, spesso lasciati allo stato brado. Come WWF abbiamo lanciato una proposta. In provincia di Teramo sono presenti una serie di aree naturali protette molto importanti, l'Università di Teramo, oltre a tutta una serie di organismi che si occupano di gestione della fauna, che hanno tutti gli elementi per fornire delle indicazioni chiare agli allevatori su come gestire questo fenomeno. La soluzione non è quella di una caccia al lupo impietosa. Il WWF distribuisce recinzioni elettrificate a protezione di campi e greggi, ma soprattutto l'associazione chiede che gli indennizzi volti a ripagare gli allevatori danneggiati dai lupi vengano erogati in tempi rapidi.